Nuova tragedia della disperazione a Lampedusa. Almeno 62 migranti sono morti questa mattina a mezzo miglio dall'isola dei Conigli. Il barcone su cui viaggiavano, e che in totale aveva a bordo circa 500 persone, avrebbe preso fuoco e tutti sono finiti in mare. Secondo quanto riferisce la Guardia Costiera, intorno alle 7:20 di questa mattina sono arrivate due segnalazioni alla Capitaneria di Porto da parte di altrettanti pescherecci. In entrambe si riferiva di migranti in acqua a circa mezzo miglio dall'isola dei Conigli. Da Lampedusa si sono dirette sul posto delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, oltre a un elicottero della Guardia Costiera che si è alzato da Catania, e ad uno di base sulla nave Vega della Marina Militare. Tra i migranti soccorsi ci sono anche una trentina di bambini. Per ora i migranti messi in salvo sono circa 180, ma dalla Guardia Costiera riferiscono che sono molti i corpi ancora in acqua.